Acrobazia, aeromodellismo, paracadutismo, parapendio, deltaplano sono solo alcune delle discipline in gara in questa terza edizione dei Giochi dell'Aria. 400 sportivi per un totale di 10 specialità e 25 titoli in palio. Oltre alle discipline già citate bisogna ricordare il volo a vela, le mongolfiere, gli elicotteri, gli ultraleggeri ed experimental che comprende i velivoli amatoriali e gli aerei storici. I World Air Games sono la più importante manifestazione di giochi aeronautici a livello mondiale e sono organizzati dal FAI, Federazione Aeronautica Internazionale, che dal 1905 garantisce la vita e promuove le attività di una comunità aeronautica di oltre 100 paesi. Torino si è aggiudicata ai giochi nel 2007, superando la concorrenza di Londra, Mosca, Odense e Melbourne. Sul sito dei World Air Games è possibile conoscere da vicino tutte le discipline in gara. Così come è anche possibile acquistare i biglietti per le gare e consultare il programma degli eventi collaterali organizzati in città durante i giochi. Per esempio in Piazza Celle verranno costruiti questa settimana con l'aiuto di alcune scuole torinesi due aerei ultraleggeri che verranno fatti volare qui a Collegno durante l'Air Show domenica 14 giugno. Da segnalare anche la mostra allestita alle OGR in corso Castelfidardo 18, visitabile fino a domenica dalle 10 alle 19, dedicata al mondo della simulazione di volo e dell'esplorazione spaziale. Dal campovolo di Collegno è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, arrivederci dalla redazione web della città.